Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nostro nuovissimo video. Oggi torniamo a parlare di TomTom Touch. Eh sì, perché dopo l'ultima volta lei ha ricevuto un aggiornamento che è andato a migliorare decisamente le performance e anche, insomma, l'esperienza nell'utilizzo quotidiano. Ma procediamo con calma, facciamo partire la sigla e andiamo a vedere cosa è cambiato. Ovviamente ragazzi non mi soffermerò a parlare di nuovo di tutte le specifiche tecniche di questa fitness tracker perché per questo ci aveva già pensato Guerz nel suo video precedente, infatti ve lo lascio qui sotto, ve lo metto anche qui sopra e anche a fine video così facciamo l'unfriend. Comunque a parte gli scherzi, in questo video andremo a vedere in maniera più approfondita quali sono stati effettivamente tutti i cambiamenti rispetto alla versione precedente, la versione del firmware precedente. Rispetto al video che abbiamo fatto qualche settimana fa, un grande cambiamento c'è stato. Infatti, questa volta alla rotazione del polso il display si accenderà e quindi potremo andare ad interagire direttamente con l'interfaccia senza stare a sbloccarlo tramite l'apposito pulsante. Come se non bastasse, è stato aggiunto anche l'ID della persona che ci sta chiamando, che ci sta mandando un messaggio appunto al momento della ricezione, quindi una cosa non da poco. Per quest'altra novità invece ci dovremmo munire dello smartphone. Infatti, tramite l'applicazione potremo andare a settare il polso sul quale teniamo la nostra fitness tracker. Infatti, in base al polso, le scritte appariranno in maniera diversa. Inoltre, questa volta, proprio dalla home, spingendo più volte sul pulsantino, potremo andare a vedere lo stato della batteria, lo stato quindi di carica della batteria, il calendario, gli indicatori di connessione del telefono e anche altri indicatori. Basterà appunto, come già detto precedentemente, spingere proprio sul pulsante. È stato inoltre migliorato il design del quadrante del fitness tracker. Infatti, se riuscite insomma a capire la differenza, le scritte adesso sono un po' più cicciottelle, quindi abbiamo un grassetto un po' più pronunciato rispetto a quello di prima. Ed è stata migliorata anche l'interfaccia della frequenza cardiaca, quindi proprio la schermata che riguardava il cardiofrequenzimetro. Infatti, le animazioni, come potete vedere, sono cambiate leggermente. Un bug che invece è stato migliorato riguarda appunto l'arresto anomalo che si verificava all'uscita da un'attività, quindi andando nel menu delle attività, uscendo da quest'ultima, spesso c'era un arresto, insomma si bloccava, adesso è stato risolto completamente. Un'altra cosa poi che ho notato è che precedentemente all'update la Smart Band tendeva spesso a disconnettersi dallo smartphone, dopo magari un tot di tempo che era collegata e che non andava a monitorare determinati parametri, quindi che non era in attività. Questa si disconnetteva. Successivamente, appunto, dopo questo aggiornamento, la situazione è cambiata. Magari questo succede sempre qualche volta, ma molto più di rado. Quindi dei passi avanti sono stati fatti senza alcun dubbio. Nonostante l'aggiornamento non sia stato comunque ricchissimo, è andato a migliorare quei piccoli bug che ci avevano fatto storcere il naso quando abbiamo provato l'ultima volta questa Smart Band. Adesso lei è disponibile a circa 75 € street price su Amazon, mentre sullo store ufficiale si trova a 109 €. Devo dire che a questo prezzo adesso è diventata veramente molto più appetibile, soprattutto alla luce dei miglioramenti apportati ulteriormente. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, in caso lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi qualora non l'aveste già fatto e sempre qui in basso trovate il link alla recensione completa, quindi con tutti i dettagli del caso, magari se volete anche altre specifiche e così via, qui sotto in descrizione c'è il link alla recensione completa. Che è super super dettagliata. Quindi ragazzi, io vi saluto qui, un saluto da Leonardo per jitsblog.it. Alleluia, alleluia.